Pace e bene a tutti. Un caro e fraterno saluto a Padre Francesco Di Leo e a tutta la comunità dei Padri Cappuccini di San Giovanni Rotondo e a tutti voi che mi ascoltate nel luogo benedetto dalla lunga presenza di San Pio da Pietrelcina. Siamo nel mese di maggio e vi invito a posare lo sguardo su Maria. Seguiamo la Madonna che dopo l'annuncio dell'angelo affronta un lungo e faticoso e rischioso viaggio per andare da Nazareth, che era nella Galilea, fino a un villaggio della Giudea dove viveva Elisabetta e Zaccaria. Maria si mette in viaggio perché l'angelo le ha detto che Elisabetta è al sesto mese e Maria pensa: avrà bisogno di me, avrà bisogno di aiuto in un momento tanto delicato, e senza che nessuno glielo chiedesse, notate questo particolare, Maria si mette in viaggio. E quando giunge alla casa di Elisabetta, Elisabetta la saluta con parole straordinarie: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Appena il tuo saluto è giunto al mio orecchio, il bambino che ho nel grembo ha fatto un salto di gioia. Beata te che hai creduto. Un elogio stupendo. E Maria risponde partendo proprio da queste ultime parole e dice ad Elisabetta: sì Elisabetta, io sono contenta, sono felice, sono beata, ma sai perché? Non perché la mia casa è diventata una villa con giardino, non perché le mie povere vesti sono diventate lussuose, di seta pura, no Elisabetta, io sono Maria, la povera di sempre, la piccola di sempre. E sai perché sono beata? Sai perché il mio spirito esulta? Perché gli occhi dell'Onnipotente si sono posati sulla mia piccolezza, sulla mia bassezza. Che umiltà! Maria era veramente un capolavoro di umiltà. E Maria però subito prosegue e tira una conseguenza. Se gli occhi di Dio sono posati sugli umili, sui piccoli, gli orgogliosi sono al di fuori dello sguardo di Dio e pertanto non hanno futuro. I troni dell'orgoglio sono tutti tarlati, prima o poi cadranno. E Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Che coraggio! È una profezia meravigliosa e ha puntuali conferme anche vicino a Maria. Pensate a Erode, in quel momento dominava. Dov'è il trono di Erode? Pensate all'imperatore Augusto, da Roma comandava, si può dire, mezzo mondo. Oggi il palazzo dell'imperatore al Palatino è soltanto un cumulo di ruderi. E quante volte sono compiute le parole di Maria. In tempi più vicini, pensate, Napoleone Bonaparte, potentissimo, ebbe paura delle parole di Maria e addirittura tentò di mettere il bavaglio a Maria. Mi spiego. Napoleone era nato il 15 agosto del 1769, era nato pertanto il giorno dell'Assunta. Doveva essere felice di questa coincidenza, celebrare il compleanno nel giorno dell'Assunzione di Maria al cielo. No, Napoleone si irritò, perché pensò: come? Nel giorno del mio compleanno in tutte le chiese viene letto il Magnificat, dove si dice che Dio rovescia i potenti dai troni. Napoleone nel 1806, con un decreto imperiale, proibì la festa dell'Assunta in Francia per chiudere la bocca a Maria. Era un atto di arroganza, evidentemente. Passarono pochi anni, giugno 1815. Con la battaglia di Waterloo cade il potere di Napoleone e Alessandro Manzoni scrive: e sparve, e finì. E di nell'ozio chiuse in si breve sponda, cioè finì i suoi giorni in una piccola isola sperduta nell'oceano Atlantico. Ancora una volta le parole di Maria si sono compiute puntualmente. Ma ora torniamo ai santi, torniamo a noi. I santi sono tutti in perfetta sintonia con i sentimenti di Maria. Pensate San Francesco. San Francesco è noto in tutto il mondo come il santo della povertà lieta, benedetta. Ma a mio giudizio sembra più esatto e più aderente alla verità ricordare San Francesco come il santo dell'umiltà. Nel saluto alle virtù, San Francesco scrive: Signora santa povertà, il Signore ti salvi con tua sorella, la santa umiltà.
Nel pensiero di San Francesco, povertà e umiltà devono stare sempre insieme. E quando è riferito nelle fonti francescane, quando un giorno i suoi fraticelli dicono a San Francesco: Francesco, chiedi al Papa un privilegio, il privilegio di poter predicare senza autorizzazione di nessuno, in modo che siamo più liberi di annunciare il Vangelo. Francesco rispose: no, io non voglio nessun privilegio, anzi sì, voglio un privilegio, il privilegio di non avere privilegi, perché io voglio convertire il mondo con l'umiltà, attraverso l'umiltà. Intuizione meravigliosa, perché la povertà senza umiltà è un inganno, perché la prima falsa ricchezza che dobbiamo buttare via è l'orgoglio. Francesco, anche in questo, è stato lucidissimo e in perfetta sintonia con Maria. Padre Pio era in perfetta sintonia anche lui con i sentimenti di Maria e con i sentimenti di San Francesco. Pensate, è stato capace di dire: l'abito che io porto, il saio francescano, mi dovrebbe scappare di dosso perché non sono degno di portarlo. Padre Pio era umile e per questo Gesù ha posato lo sguardo su di lui ancora una volta. E Giovanni Paolo II, 13 maggio 1981, in piazza San Pietro, viene raggiunto da un proiettile che gli attraversa l'addome. Pensate, in quelle condizioni, mentre viene portato all'ospedale Gemelli, con l'addome tutto pieno di sangue, ha la forza di dire: perdono il fratello che mi ha sparato. Pensate come sono enormi queste parole. Soltanto un cuore umile, un cuore libero da ogni orgoglio, è capace di dire così: perdono il fratello che mi ha sparato. Anche Giovanni Paolo II era un uomo immerso nell'umiltà, come Padre Pio, come San Francesco, come Maria. Se ci pensiamo bene e tiriamo una conclusione, con gesto di umiltà, con un passo di umiltà, si potrebbero risolvere tanti e tanti problemi, anche nella nostra vita quotidiana. A livello internazionale potete immaginare, se ci fosse un po' di umiltà non ci sarebbero più conflitti, ma anche nella vita di famiglia, nella vita di comunità. A volte un piccolo gesto di umiltà smorza qualsiasi orgoglio. Preghiamo insieme così e concludiamo. È il messaggio che voglio lasciare a tutti. O Gesù, mite ed umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. Madonnina, intercedi tu, perché queste parole si compiano. Gesù, mite ed umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. Pace e bene a tutti.